La sala di Costantino, detta anche dei Pontefici, è una delle stanze di Raffaello e fu decorata dai suoi allievi, soprattutto Giulio Romano e Giovan Francesco Penni, dopo la morte del maestro Urbinate, utilizzando i suoi cartoni. La sala, che era destinata a ricevimenti e cerimonie ufficiali, prende il nome da Costantino, il primo imperatore romano a riconoscere ufficialmente la religione cristiana, concedendo libertà di culto. Tra i vari affreschi presenti, la battaglia di Costantino contro Massenzio fu realizzato fra il 1520, anno della scomparsa di Raffaello, e il 1524, e intende simulare un arazzo che ai lembi si arrotola su se stesso. Sono gli anni in cui il Papa Leone X scomunica Martin Lutero. Carlo V viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Magellano attraversa lo stretto che porta il suo nome. Pietro Aretino a Roma scrive le Pasquinate, poi mette i satirici scritti sulla base delle anonime proteste contro la Curia e a causa dei quali fu esiliato dal nuovo pontefice Adriano VI. Il Parmigianino realizza un innovativo autoritratto entro uno specchio convesso e a soli 45 anni viene eletto Papa Clemente VII. Nell'opera ci troviamo proiettati al culmine della battaglia avvenuta presso Ponte Milvio il 28 ottobre 312 tra Costantino e Massenzio. La scena di battaglia riprende l'iconografia del fregio Traianeo nell'arco di Costantino. Costantino appare al centro della composizione, su un cavallo bianco, portando la corona, simbolo del potere. Appaiono tre angeli, allusione alla Trinità. Volano in posizione perpendicolare a Costantino per simboleggiare che l'azione del generale romano che diventerà imperatore è sorretta dal cielo. Uno di loro indica il cielo che ha decretato la vittoria di Costantino e quindi l'introduzione del cristianesimo a Roma. Un altro indica Roma che Costantino deve raggiungere per fare in modo che sia in futuro la sede della Chiesa, come da volontà divina. Il terzo indica Massenzio, simbolo del paganesimo, che deve essere punito e annientato. Sullo sfondo campeggia Monte Mario, dove si intravede il cantiere di Villa Madama, che il Sanzio aveva progettato. Massenzio, anch'egli con la corona e a cavallo, sta sprofondando nel fiume dopo essere indietreggiato dinanzi all'impeto dell'esercito di Costantino pochi attimi prima di morire annegato. Due soldati portano in mano, per i capelli, le teste mozzate di due nemici, allusione al fatto che la testa di Massenzio fu mozzata dopo la morte e fu portata in parata dalle truppe vittoriose di Costantino. L'opera è organizzata per antitesi, come spesso avviene nei lavori dell'Urbinate nelle stanze vaticane. Chi vince e chi perde? Terra e acqua, mondo pagano e mondo cristiano, simboleggiati dalle diverse insegne, con o senza croce. Occorre tenere presente che la battaglia rappresentata si svolge il giorno seguente la visione di Costantino, che secondo la tradizione vide in cielo una croce sotto la quale stava scritto «Con questo segno vincerai» e decise all'ultimo momento di far adornare le insegne militari con il simbolo di Cristo. La battaglia è costruita secondo uno schema concettuale molto elaborato che mette in relazione di contrarietà, complementarietà e contraddizione alcuni elementi simbolici creando dinamiche che rendono la battaglia estremamente viva e coinvolgente anche per lo spettatore.
In tale contesto si scontrano i concetti di vita e morte, che a loro volta producono quelli di non vita e non morte, che generano un insieme di dinamiche emotive che ci coinvolge. Costantino rappresenta la vita vittoriosa. I cadaveri sono ovviamente simbolo di morte. Accanto al cadavere del giovane è però accovacciato un vecchio soldato, affranto, con la barba grigia che pare voglia sostenerlo. Sembra vivo, ma il suo spirito non lo è più, è sepolto accanto al giovane che amava, forse suo figlio. Massenzio impersona invece il concetto di non morte. Sta ancora combattendo, ma per poco. Sembra vitale, ma la sua fine è vicina e inevitabile. Su questa alternanza di elementi simbolici in relazione si dipana l'intera sanguinosa battaglia che si svolge sotto i nostri occhi. Proprio in questa sala, accanto alla battaglia, possiamo ammirare l'allegoria, o meglio la prosopopea o personificazione della giustizia, opera che è stata recentemente attribuita proprio a Raffaello, insieme alla benevolenza, definita comitas o mansuetudine, che si trova all'angolo fra questo affresco e la visione della croce sulla contigua parete. Le due virtù sono quindi le ultime due figure dipinte direttamente dal maestro Urbinate prima della sua prematura scomparsa, riscoperte solo recentemente, perché l'alterazione dei colori provocata in gran parte da colle e interventi di restauro che si sono avvicendati nei secoli non aveva finora consentito di confermare l'attribuzione a Raffaello. Iustizia appare seduta mentre con una mano regge una bilancia, suo tradizionale attributo per rappresentarne l'equità, e con l'altra tiene fermo per il collo uno struzzo. Lo struzzo è elemento più caratteristico e meno frequentemente usato in questo tipo di simbologia. Sin dall'antico Egitto, la penna dello struzzo era simbolo di giustizia ed equità, a causa del fatto che si credeva che le penne di struzzo avessero tutte la medesima lunghezza. Maat, dea della giustizia e della verità, quando presiedeva la pesatura delle anime, aveva sulla testa una penna di struzzo, che era adoperata come peso di riferimento nella bilancia del giudizio. Comitas tiene il piede sulla testa di un agnellino. È la personificazione della benevolenza, termine traducibile in latino anche con mansuetudo. Questo è il motivo per cui appare iconograficamente simile alle allegorie della mansuetudine, rappresentate da una giovane con un agnello e che intende raffigurare un carattere di mitezza, gentilezza, dolcezza, pacatezza e pazienza, non incline all'ira. L'agnello rappresenta in questo caso l'antitesi della proverbiale aggressività del lupo. Le due figure furono realizzate a tempera grassa e a olio al fine di mettere in risalto le trasparenze e le sfumature di cui era maestro il Sanzio. Sotto Iustitia e Comitas sono stati rinvenuti numerosi chiodi che avevano la funzione di ancorare alla parete la pece greca stesa a caldo e che veniva ricoperta da un sottile strato di intonachino bianco per riprodurre sul muro le caratteristiche di una tavola e permettere a Raffaello di procedere all'esecuzione della pittura a olio.